città a 30 all'ora, mobilità dolce, movida, zone a traffico limitato, rivoluzioni urbanistiche. Nel calderone del comune sono tanti gli ingredienti che l'amministrazione sta cucinando per il futuro della mobilità cittadina e diversi di questi non fanno che ribollire di polemiche. E tra chi alle volte alza la fiamma c'è anche Confcommercio, che spesso e volentieri ha criticato o mal digerito alcune azioni intraprese da Palazzo Marino. Un esempio tra tanti, la ciclabile di Corso Buenos Aires. Ma più che criticare i provvedimenti in sé, quello che è stato sottolineato dai commercianti è stato lo scarso coinvolgimento della categoria. Su questo tema del coinvolgimento un po' sorrido, nel senso che noi attendiamo un coinvolgimento su più fronti della mobilità. Allora, da un lato sulla costituenda ZTL San Siro. Su questa costituenda ZTL San Siro dovremmo aver ricevuto una convocazione, adesso vediamo se ci sono degli sviluppi. Attendiamo una convocazione sulla costituenda cantierizzazione di Piazzale Loreto e su eventuale cantierizzazione di allargamento dei marciapiedi, non tanto per le opere del cantiere, ma quanto per capire appunto la mobilità e la viabilità di accessibilità in quella zona. Certo, non mancano le prese di posizioni su alcuni provvedimenti specifici, come nel caso della città a 30 all'ora, invocata da tante associazioni di ciclisti. Sul tema della città 30 km orari io condivido quello che ha detto il sindaco, e cioè che dipende dalle zone, dipende da dove individuarle, quindi non c'è un giudizio negativo su questo tipo di provvedimento. Chiaramente non si può pensare che tutta la città, in tutti i contesti, in tutti i luoghi, i veicoli si possano muovere a 30 km/h, perché sarebbe ingestibile per la vivibilità della città di Milano. E poi c'è la movida, tema inevitabilmente caro ai commercianti. Nelle ultime ore, ad esempio, si è tornato a parlare di una possibile ZTL nell'area di Porta Venezia. Inizia Lazzaretto. La movida, la cosiddetta movida selvaggia, non si risolve con provvedimenti di limitazione del traffico o con provvedimenti di ordinanze. Il problema di Lazzaretto, di Vialecco, come ho sempre detto, non sono le ordinanze con le quali vieti la somministrazione alla vendita alle 10, a mezzanotte, alla 1. Il problema è che lì è una zona dove non ci potevano essere 80 locali, ce ne devono essere 30. E quindi la nostra proposta di dire devi individuare delle zone dove è full e non ce ne possono più essere, altre dove ce ne possono essere e altre invece free. Questo è il percorso per risolvere queste problematiche della movida.